amici rossoneri, non buonasera a tutti. Finalmente una partita bella che convince, mantenuta dall'inizio alla fine con una certa grinta. E questo è il Milan che noi milanisti vogliamo vedere magari tutte le volte che si gioca. Cosa direi di questa partita? Hanno giocato tutti benissimo. Su tutti io direi Çalhanoğlu, che è stato instancabile, destra e sinistra del campo, tiri, è mancato solo il gol, poveraccio, ma devo dire che ha fatto un po' da punto di riferimento un po' per tutti. Dispiace per Conti, che al di là del passaggio sul quale poi Leao appena entrato ha fatto il gol, molto ancora fuori forma, fuori condizione anche rispetto agli altri, si è visto una spanna inferiore, ma non ci deprimiamo perché insomma vincere 4-1, questo è il risultato finale della partita Lecce-Milan, vincere 4-1 non deve far polemiche a nessuno. Addirittura ha giocato bene anche Kessié, che pur avendo i piedi quadrati, tirandosi su il parabrezza con il cazzo di codino, è riuscito a vedere dove tirava, quindi bravo anche Kessié. Rebic, magnifico gol in contropiede, fantastico, mi è piaciuta la freddezza e la corsa, anche lui polmoni d'acciaio, ha fatto anche dei recuperi in difesa veramente eccezionali. Secondo me voleva anche un po' farsi perdonare l'espulsione della Coppa Italia contro la Juve, ma queste sono supposizioni personali. Che dire ragazzi, sono contentissimo, grandissimi passaggi, grandissimi gol, risultato rotondo, non potevamo aspettarci di più. E comunque ci avevate provato a farmi girare le palle, ci avevate provato con quel rigore inesistente, eh? Sì, Lecce è riuscito anche a pareggiare, ditemi voi se quello poteva essere un rigore, io un fallo del genere neanche fuori aria l'avrei fischiato, quindi vabbè, comunque abbiamo reagito subito, è arrivato subito il gol di Buonaventura, se non ricordo, sì, per il 2-1, e quindi insomma siamo andati avanti poi a sprombattuto e abbiamo legittimato anche la vittoria, direi. Il Lecce ha provato a sprazzi, insomma, a cercare di recuperare, ma oggi secondo me il Milan ha girato tutto bene. Complimenti anche a Pioli, che secondo me con questo modulo e con questi schemi è riuscito a trovare il bandolo della matassa e a portare a casa questa partita. Ma secondo me riusciremo anche a portare a casa altre partite se giochiamo come oggi. Non darei troppi demeriti al Lecce, ma più che altro meriti al Milan. Abbiamo rivisto in campo dopo tanto tempo Biglia, che vabbè, ha fatto 4 passaggi. Leao, che lui questa volta vabbè, ha fatto il gol, ma ho visto anche un altro piglio nell'entrare in campo rispetto alle altre volte. Castiglieco, ragazzi, sono contentissimo, a me piace molto questo ragazzo e il fatto che sia entrato con questa grinta e che abbia fatto anche il gol mi rallegra tantissimo. Ragazzi, forza Milan! Ah, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, di lasciare un like e poi commentate, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se è stata una prestazione occasionale o secondo voi il Milan potrebbe continuare a giocare così per tutte le partite, perché è molto importante insomma arrivare almeno in Europa League per poter dire la nostra anche in Europa. Un'altra cosa volevo dire, vedendo il Milan che gioca così, sinceramente mi dispiace un po' per Pioli, che si è già segnato il suo destino, anche perché io prediligo sempre gli italiani sugli stranieri che vengono al Milan, per cui vabbè, comunque speriamo che anche Ragnik quando arriverà sia all'altezza di Pioli, ma penso che non ci voglia poi tantissimo, ma vedere il Milan oggi che giocava così mi ha fatto un po' diciamo affezionare un po' di più a tutta la squadra e ovviamente anche a Pioli. Bene ragazzi, per questo video è tutto, vi auguro una buona serata. Adesso se riesco vado a vedere la Juve, poi magari ci vediamo dopo per fare qualche commento riguardo la Juve, speriamo che perda ovviamente. Per adesso e solo per adesso è tutto. Al prossimo video. Ciao ragazzi, mi raccomando, like, iscrizione, commento e poi fate quello che vi pare. Ciao ragazzi.